In nome degli studenti abbiamo lanciato il primo sciopero studentesco contro per dell'alternanza scuola-lavoro. L'abbiamo lanciato perché ci siamo accorti che, come abbiamo avuto una conferma rispetto a quello che dicevamo 3 anni fa quando scendevamo in piazza contro la buona scuola, che l'alternanza scuola-lavoro, così come è uno strumento dato in mano alle aziende. Infatti la maggior parte dei percorsi di alternanza scuola-lavoro sono non formativi, sono non inerenti al percorso di studi e la maggior parte dei casi rappresentano appunto lavoro gratuito e sfruttamento da parte delle aziende, da parte appunto delle studentesse e degli studenti. Infatti vengono appunto usati gli studenti per sostanzialmente cancellare i diritti dei lavoratori, per sostanzialmente farli lavorare al posto dei lavoratori. Abbiamo visto come a Salerno, durante le luci d'artista, centinaia di studenti sono stati sfruttati al posto di lavoratori. Chi ha fatto l'infopoint, chi ha fatto la guida turistica non essendo retribuito, proprio perché appunto ha dovuto lavorare tramite l'alternanza scuola-lavoro al posto dei lavoratori. Abbiamo fatto un'inchiesta nazionale, abbiamo fatto un'inchiesta regionale, dove abbiamo dato la possibilità alle studentesse e agli studenti di esprimere le proprie opinioni rispetto ai percorsi formativi, ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, e abbiamo appunto scritto uno statuto per difenderci. Il ministro ha risposto approvando quasi la carta dei doveri e dei diritti delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola-lavoro, che per quanto ci riguarda è una carta dei doveri, non assicura nessun diritto, non sono coperti a livello finanziario. Noi vogliamo appunto decidere noi rispetto ai percorsi, dobbiamo fare in modo che il percorso di alternanza scuola-lavoro in primis lo studente non venga immesso nei processi produttivi. Alternanza scuola-lavoro, l'alternanza degna, l'alternanza vera significa formazione e non lavoro, non sfruttamento, non manodopera gratuita delle studentesse e degli studenti al posto dei lavoratori.